Posso portarlo a cena? Sì, dai, mamma. Va bene se torniamo alle 7? Possiamo tornare alle 7? Un primo weekend in sala da incorniciare per Gabriele Muccino, il suo film Quello che so sull'amore conquista il pubblico italiano e vince la grande sfida contro tutte le altre uscite del fine settimana. Il terzo film americano di Muccino ha sbaragliato la concorrenza temibile del blockbuster Blood Atlas, conquistando il primo posto in classifica con ben 2 milioni di euro. Signore e signori, è un vero piacere per me presentarvi l'Otto 231. In seconda posizione troviamo La migliore offerta di Tornatore, che mantiene il secondo posto e supera i 5 milioni di euro come incasso generale. Vuol dire che non l'ha mai vista in faccia? Non solo lui, nessuno la vede. Questo è l'Atlante delle nuvole. Dubito che ne esista più di una manciata di copie in tutto il Nord America. Terzo gradino del podio appunto per Cloud Atlas, mentre mai Stati Uniti ora è quarto. Jack Reacher perde due posizioni e scivola al quinto posto, seguito da Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà. Scende anche Vita di P di Ang Lee, ora settimo, seguito in ottava posizione da The Master. Ralph spacca tutto e nono, chiude la top ten l'Hobbit di Peter Jackson. No, e se tornerai non sarai più lo stesso. Mi chiamo Bilbo Baggins.